Allora, siamo qui di nuovo con i post-it di Luciano su Radio Roma Futura e salutiamo i nostri ascoltatori. Oggi siamo a ranghi ridotti, manca Marco, manca Roberto di Giovan Paolo, siamo Anita. Buonasera a tutti. Oreste. Buonasera. Io e il nostro regista Federico. Buonasera. Allora, cominciamo con quello che da una parte è un ricordo, la strage di Capaci, e dall'altra invece una tremenda attualità che è la strage di Manchester. Quindi cominciamo con Capaci, con Oreste. Sì, era il 23 maggio 1992. Mentre a Roma il Parlamento era impegnato nelle elezioni del nuovo capo dello Stato, a Palermo era un caldo sabato di maggio e il giudice Giovanni Falcone collabora con il ministro Claudio Martelli. Passa a Roma la gran parte della settimana, ma quando può nel weekend raggiunge assieme alla moglie Francesca la sua città, come appunto il 23 maggio 1992. Vede i suoi amici, i vecchi colleghi del pool antimafia, ha da poco compiuto 53 anni, ha festeggiato assieme all'amico Paolo Borsellino, anche lui magistrato e compagno di indagini e battaglie, come racconta Giovanni Bianconi nel libro L'assedio, che è molto bello. Hanno brindato Giovanni e Paolo il lunedì precedente, perché Falcone è nato il 20 maggio del 1939, anche se nell'anagrafe è stato registrato due giorni dopo. Falcone rappresenta un simbolo della lotta alla mafia e negli anni 80 ha fatto parte di un pool con Antonio Caponetto e Paolo Borsellino, appunto, una squadra di magistrati il cui lungo e duro lavoro di indagini sui crimini di mafia commessi da Cosa Nostra in Sicilia e non solo ha portato all'istruzione di un maxi processo cominciato a Palermo nel 1986 e finito nel gennaio del 1992. L'esito del processo in primo grado è stato un successo per il pool antimafia: più di 400 imputati, 19 ergastoli e quasi 2700 anni di reclusione in totale. Pene per la maggior parte confermate poi in Cassazione. Falcone quindi è pronto a guidare da Roma una super procura nazionale contro boss e criminali, ma già dall'autunno del 1991 i mafiosi hanno cominciato a incontrarsi e pianificare la morte del magistrato. Il capo dei capi, Totò Riina, sta perdendo il terreno e vuole vedere morto Falcone. E così anche i boss Matteo Messina Denaro e Giovanni Brusca, per citare i più famosi. Una rappresaglia, un atto di forza, un'azione simbolica che dimostri, dopo le condanne della Cassazione, la supremazia della mafia sullo Stato. Giovanni Falcone è sempre più isolato. Gli uomini della mafia lo vogliono vedere morto e su di lui da qualche tempo si sono allungate le ombre dei sospetti e delle critiche degli uomini dello Stato. Anche sui giornali sta uscendo ultimamente l'ultimo editoriale su Repubblica, che si scagliò contro, all'epoca si scagliò contro Giovanni Falcone. La guida della superprocura è tutt'altro che cosa fatta. Già qualche anno fa a Falcone è stata di fatto negata la direzione del pool antimafia a Palermo. A lui il CSM ha preferito Antonino Meli. Nel mese di giugno del 1989 era fallito un attentato contro di lui nella sua villa. Adesso molti tra i colleghi lo criticano anche per la sua collaborazione con il ministro Martelli. Erano le ore 17:58 del 23 maggio 1992 e un boato rompe il silenzio di quel sabato palermitano un po' ventoso. La città è a una manciata di chilometri, all'altezza dello svincolo per Capaci, che ad oggi c'è un monumento, invito chi fa un passaggio a Palermo di andarci. Una colonna di fumo si alza densa e nera in cielo. Sembra un terremoto. 400 e passa chili di tritolo aprono una voragine che risucchia la croma marrone, uccidendo Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.
l'auto guidata dal giudice Falcone va a sbattere contro il muro di detriti. L'impatto è violentissimo. Il magistrato e la moglie, Francesca Morvillo, vengono scaraventati sul parabrezza. Moriranno in ospedale. Si salva Giuseppe Costanza, l'autista seduto sul sedile posteriore della croma guidata dal magistrato. E si salvano anche gli agenti di scorta nella terza vettura. Ad azionare il telecomando dalla collinetta vicino l'autostrada è Giovanni Brusca. Racconterà anni dopo di una certa esitazione in quel preciso istante. Per tre volte Antonino Gioè, che era con me, mi disse vai, 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 dice Brusca. Non so perché, c'era qualcosa che mi diceva di non farlo, poi schiacciai. Il 25 maggio Oscar Luigi Scalfaro viene eletto Presidente della Repubblica. Ai funerali del giudice Falcone e degli agenti di scorta ci sono le più alte cariche dello Stato. Una ragazza rompe le consuetudini e sale sul pulpito. È Rosaria Schifani, che è vedova dell'agente Vito, uno degli agenti morti durante l'attentato. Ha 22 anni e un figlio di 4 mesi. Piange e dice: chiedo innanzitutto che venga fatta giustizia adesso, rivolgendomi agli uomini della mafia, perché ci sono qua dentro. Sappiate che anche per voi c'è possibilità di perdono. Io vi perdono, però vi dovete mettere in ginocchio. Però, se avete il coraggio di cambiare, loro non cambiano. 55 giorni dopo, nella strage di Via D'Amelio, muoiono il giudice Paolo Borsellino e altri 5 agenti di scorta. Il 23 giugno Borsellino aveva ricordato l'amico Giovanni davanti a un migliaio di persone dell'associazione antimafia nel cortile di Casa Professa a Palermo e utilizza queste parole ricordando Falcone. Per lui la lotta alla mafia non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, dell'indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. 2 settimane dall'autobomba di Via D'Amelio a casa di Borsellino, al 7° piano di Via Cilea irruppe senza preavviso, bussando alla porta, proprio Rosaria Schifani, che andò a trovare Borsellino 2 settimane prima del secondo attentato. La vedova di uno dei 3 agenti con Falcone, la moglie, a 22 anni, sconvolta dal mostro che le aveva distrutto la vita, divenuta per i mass media l'icona della strage di Capaci dopo quell'improvviso monito lanciato ai mafiosi nel giorno dei funerali. L'accolse come una figlia a Borsellino e ascoltò Rosaria che chiedeva giustizia. Riuscirà a farla, signor giudice? Chiedeva Rosaria, e Borsellino, confortandola con la moglie Agnese, con i suoi 3 figli tutti intorno a lei, disse: questa terra diventerà bellissima. Frase scolpita nel cuore di Rosaria, che si interroga e non trova risposte ai 1000 dubbi sui possibili traditori, sui depistatori, sui processi sbagliati e rifatti in questi anni. E torna l'angoscia di Borsellino dopo la strage di Capaci, quando ad Antonio Ingroia confidò: devo fare presto, non so se farò in tempo a proseguire il lavoro di Giovanni Falcone. Ad oggi ci sono alcuni misteri irrisolti. Come ci a che punto siamo oggi? Tutta questa storia sembra un libro al quale hanno strappato delle pagine, tante pagine. Così 25 anni dopo si discute ancora di misteri. D'altronde non sappiamo ancora chi si appropriò all'interno della prefettura della chiave della cassaforte di Carlo Alberto Dalla Chiesa, trovata quando ormai qualcuno aveva già portato via tutto. Accadde lo stesso con il notebook di Falcone, ritrovato con la memoria cancellata, e si verificò la stessa cosa con la borsa del giudice Borsellino, portata via dalla macchina ferma in Via D'Amelio da un uomo in divisa, un carabiniere, e ritrovata senza l'agenda rossa di cui parlano colleghi e familiari.
come se ogni volta intervenisse con tempestivo sospetto una sorta di agenzia pronta a entrare in azione ancor prima dei drammatici eventi, come azzardò in un suo libro Giuseppe Ayala, altro mistero in una terra che ricorda i 25 anni trascorsi, mentre tutti continuano a porre domande senza risposta. Bene, noi ringraziamo Oreste per questa bellissima, bellissimo ricordo e diciamo anche esposizione di uno degli eventi più tragici in Italia e che lascia ancora molti molti punti nascosti e molti dubbi che noi continuiamo. Già ne abbiamo parlato anche con Moro. Tutti questi delitti eccellenti in Italia non trovano mai, qualche volta nemmeno gli esecutori, ma soprattutto non trovano chi ha tirato le fila di queste vicende. E adesso vorremmo parlare di un'altra tragica vicenda che si è realizzata purtroppo tragicamente in questi giorni. E a Manchester. Eh sì, dopo aver ricordato il terribile attacco terroristico di 25 anni fa, appunto a Capaci, ci ritroviamo a dover ricordare un'altra strage, quella avvenuta appunto solo pochi giorni fa a Manchester. È stato un attacco particolarmente crudele. Si è parlato della strage degli innocenti perché ha preso di mira giovani, ragazzini che stavano uscendo da un concerto pieni di euforia, di allegria per aver ascoltato Ariana Grande, la loro Beniamina, il loro idolo, e mentre stavano cercando i loro genitori venuti a prenderli per riportarli a casa, una bomba esplosa, uccidendo così ben 22 giovani vite e tantissimi feriti. Ogni volta di fronte a una strage, un attacco terroristico, restiamo senza parole. Pensiamo si sia toccato il fondo con la scelta di attaccare il nostro modo di vivere, di divertirci, di essere liberi. Ma questa volta sono stati colpiti dei bambini, degli adolescenti, la cosa più cara che abbiamo. E non c'è consolazione, sarebbe sciocco e ingiusto pensarlo. Nell'immediato c'è rabbia, paura, divisione sul cosa è meglio fare. Tutte reazioni a cui il terrorismo ci spinge e che anzi va cercando, vuole. La vera sfida sarà di resistere proprio all'odio, di non fare di tutta l'erba un fascio. Noi comunque adesso vogliamo salutare queste giovani vittime leggendovi una poesia scritta da Roberto Morassut, membro del Parlamento italiano per il PD. Il titolo è Anime di Manchester. Mi son seduta tra mille palloncini. La musica mi entrava dappertutto. Vibrava, scavalcava le persone. Come un rullo saliva e discendeva dalla volta del teatro. Era la mia serata. L'avevo aspettata come un appuntamento importante. Avevo desiderato quella sera come il regalo più bello della mia vita. E come un attimo, senza pensarci e senza sapere, una luce più forte di una stella, ed era la mia stella. Grazie a Anita, grazie a Roberto per questa bellissima poesia. Vogliamo chiudere questo ormai ricordo di una strage con un commento su, già in parte Anita ha detto, non dobbiamo cedere all'impulso di reagire, perché questo è quello che vogliono i terroristi. E noi poi in Italia abbiamo avuto un lungo periodo di terrorismo e abbiamo più volte discusso di queste cose e lo abbiamo sconfitto, il terrorismo lo abbiamo sconfitto proprio con continuando a fare la nostra vita, cercando anzi di migliorare la socialità, i luoghi di incontro, mantenerli. Questo è stato. Però l'ISIS sta raffinando.